abbiamo avuto questa idea un sabato sera di marzo, quando non sapevamo dove andare, ma ci siamo resi conto che il nostro vero problema non era sapere quali potevano essere le location aperte, i pub, le discoteche, ma chi avremmo trovato in quei posti. Nel senso, l'atmosfera è la chiave di volta per uscire. Noi crediamo che le persone escano per andare in un posto, per recarsi in un posto, perché l'atmosfera che è lì che li incanta davvero, non il posto in sé per sé. E da questa vera esigenza che sentivamo è nata piano piano, si è formata nella nostra idea, nella nostra testa questa idea, l'idea di un social network che ti permettesse di vedere in tempo reale cosa succede ovunque tu voglia vedere cosa sta accadendo. Diciamo 4 anni fa, era il giugno 2011, sì, più o meno, ho avuto un'idea che era quella di far vedere a una persona in un posto chi era intorno a lui. In un posto intendo discoteca, in un'aula universitaria. Quindi io mi sono imparato a sviluppare, a fare programmi, a creare siti internet per fare questa idea. Solo ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo qualche anno, e dopo un po' di anni che il prodotto era praticamente pronto, sono andato da Roberto, perché sapevo che lui aveva un po' di conoscenze nel mondo della notte, che era il mondo a cui volevo rivolgermi inizialmente per questa applicazione. Quindi ci siamo conosciuti lì e l'idea penso l'abbia stregato lì per lì, perché l'ho visto, i suoi occhi si erano illuminati in un certo modo. Quest'anno abbiamo fuso la mia idea con una sua intuizione geniale, che è questa, che l'app che stiamo facendo adesso, e quindi il risultato è la cuoca che ci sta adesso, questa applicazione nuova. Abbiamo tutti quanti questa passione in comune della tecnologia, delle ultime cose che escono. Ognuno al modo suo, poi. Sì, esatto. Lui è più sulla parte, diciamo, economica, aziendale. Io e Alessandro più sulla parte un po' più diciamo, tecnica, però alla fine ci troviamo sullo stesso piano. Diciamo che, per esempio, io ogni volta che esce un ultimo prodotto, qualcosa, comunque cerco sempre di non dico di averlo, però comunque di sapere che esiste, di cercare di studiarlo a fondo. Anche esempio, quando fai i programmi, escono in continuazione aggiornamenti degli strumenti che usi per programmare, e noi siamo sempre gli ultimi che possiamo. Era arrivato finalmente il giorno in cui avremmo dovuto decidere il nome della nostra applicazione. C'erano tantissimi nomi in ballo. Uno su tutti, mi ricordo, il più gettonato era YouFun. Addirittura c'è il nostro commercialista Marco, ad oggi socio della nostra azienda anche lui, alla cartella con scritto YouFun cancellato e sotto cuoca. Quindi eravamo andati lì per creare il logo YouFun, ma poi ci eravamo resi conto che forse non avrebbe funzionato. E allora il nostro grafico più amico, ormai è diventato più che un grafico di fiducia, e se ne uscì con questo nome cuoca. Non avevamo in mente un modo scientifico per valutare quanto un nome di un brand potesse funzionare, quindi uscì dallo studio e feci una decina di telefonate, chiamando un gruppetto di amici, si può dire allo sbando, e gli ho detto il nome dell'applicazione, e ho attaccato al telefono, mi sono limitato a fare questa telefonata per ognuno di loro. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, ne ho richiamati 5 o 6 e ho notato che tutti loro si ricordavano il nome dell'applicazione, quindi ho detto: ok, se loro se lo ricordano, se lo ricorderà tutto il mondo, ne sono sicuro adesso. Non era proprio scientifico come metodo, però ha funzionato.